Buongiorno a tutti e grazie per partecipare a questo webinar di Health Systems sulla sicurezza, una serie di webinar dedicati alla sicurezza su sistemi IBM i, e oggi parleremo in particolare degli exit points. Allora, io sono Jenko Gaviglia e non so se avete già partecipato ad alcuni dei nostri webinars. E sono responsabile vendite EMEA di Health Systems e sono 20 anni sostanzialmente che lavoro prima in Tango 04, che è l'azienda in cui lavoravo prima e che è stata acquisita l'anno scorso da Health Systems, e quindi da allora mi occupo sostanzialmente di tutto il portfolio di prodotti di Health Systems, tra cui anche un portfolio di prodotti sulla sicurezza che proponiamo in tutto il mondo e in Italia in particolare con i nostri partner VSS e Soluzioni IDP che collaborano con noi nella realizzazione di questi webinars. E la presentazione in realtà, questa come tutte le altre presentazioni della serie di webinar sulla sicurezza S400 sono state redatte da Robin Tatham. Robin Tatham è un po' il nostro super guru della sicurezza, esperto di sicurezza da tantissimi anni sulla S400, ma di sicurezza in generale, ed è la persona che in Health Systems si occupa proprio di generare materiali formativi, quindi una delle cose che stiamo facendo in Health Systems è non focalizzarci solo sui nostri prodotti, ma proprio nel apportare informazioni utili su quello che è la sicurezza dei sistemi S400 in generale, no? Quindi vedrete, poi vi spiegherò un po', però vedete che a parte informazioni sui prodotti ci sono tantissime informazioni in generale sulla sicurezza proprio redatte da Robin Tatham. E come vi dicevo, il Systems si sta focalizzando molto nella sicurezza proprio dal punto di vista di poter apportare informazioni utili, quindi a parte il portfolio di prodotti che abbiamo esperti sulla sicurezza, oltre a Robin Tatham anche Carol Woodbury, che è la Chief Architect della sicurezza di S400 di IBM, che adesso lavora con noi, cioè diciamo quando è stata sviluppata la sicurezza su IBM, lei era responsabile dell'architettura sulla sicurezza, della sicurezza. E da qualche anno, già da molti anni, lavora in Health Systems proprio per aiutarci ad avere un portafoglio sempre più interessante per i clienti S400. Un'altra cosa importante è che Health Systems è anche un membro del PCI Security Standard Council ed è l'unico vendor di sicurezza realmente autorizzato da NASBA a rilasciare crediti formativi sull'educational, sulla sicurezza. E come vi dicevo prima, come accennavo prima, questo webinar in realtà fa parte di una serie di webinar che abbiamo fatto quest'anno dedicati alla sicurezza su IBM i, e vedete che già da maggio abbiamo iniziato con una serie di webinar. A maggio ci siamo dedicati sulla sicurezza in generale, poi a giugno ci siamo dedicati ai data breaches e a luglio per l'estate abbiamo dato la possibilità di usufruire di un corso gratuito sulla sicurezza su IBM i. Poi ci siamo dedicati ad ottobre sui malware. Ancora ad ottobre, qualche settimana fa, abbiamo fatto una presentazione su PCI, per IBM i, e oggi ci dedichiamo in speciale sugli exit point. Tutte queste presentazioni, se non avete potuto assistere, sono comunque disponibili sul nostro website. Poi nell'email che si manderà dopo manderemo anche un link con tutte le informazioni e per poter accedere ai webinar registrati. E anche questo webinar si sta registrando, quindi poi sarà disponibile nello stesso sito. E poi a dicembre e a gennaio avremo altre sessioni, a dicembre sui cyber threats e a gennaio le minacce interne dell'IBM i. E quindi, allora, concentriamoci sul discorso di oggi, che sono gli exit point. Allora, gli exit point perché sono importanti? Sono importanti per una ragione di base, sostanzialmente, che è il fatto che la S400 IBM i ha un database integrato, no? Diversamente da altre piattaforme come possono essere Windows, Unix, che sono un sistema operativo ma che non hanno integrato già un database, la S400 sì che ha integrato un database. E quindi sostanzialmente quando noi abbiamo un user ID con password valida, no? Per entrare nel sistema,
di default abbiamo anche la possibilità di entrare nel database, quindi questa è una differenza importante rispetto ad altri sistemi dove dobbiamo gestire credenziali differenti, no? Quindi possiamo entrare nel database attraverso tutte le interfacce che sono supportate dal sistema. Questo fa sì che ovviamente il sistema sia accessibile, il database diciamo sia accessibile a chiunque abbia un user login valida per il sistema, no? E questo viene un po' da quando è stato creato, no? La S400, che era stato creato sostanzialmente pensando a dumb terminals, no? I terminali scemi in 5250, quindi caratteri verdi, e schermo nero a caratteri verdi, dove diciamo, una persona entrava con un PC che non poteva fare nient'altro, un PC no, anzi un terminale da cui non si poteva fare nient'altro, non si poteva collegare alla rete, non era un PC, quindi non poteva eseguire applicazioni, accendeva il PC, aveva un menu, punto, poteva fare quello e nient'altro. Quindi ovviamente il discorso di integrazione era buono e continua a essere buono, ma ovviamente ai vecchi tempi, quando era stato creato, non c'erano tanti problemi di sicurezza, no? Perché ovviamente l'utente era l'unica cosa che poteva realmente fare. Ma questo era ovviamente ai vecchi tempi era anche facile gestire la sicurezza, perché la sicurezza realmente era a livello di menu. Io avevo un menu, dicevo quali sono le voci, un menu di un'applicazione per esempio, o dicevo quali erano le voci che un certo utente poteva vedere e quali altre voci gli altri utenti o quali altre voci non poteva vedere quell'utente, e quindi era sufficiente, non c'era necessità di avere ulteriori livelli di sicurezza, no? E anche a livello di applicazioni, no? Se qualcuno utilizza ancora o conosce qualche applicazione nativa, no? A S400, normalmente, nella maggioranza dei casi, queste applicazioni hanno una sicurezza anche loro a livello di menu, no? Ma ovviamente le cose sono cambiate. Una volta l'unico modo per entrare nella S400 era uno, che erano i dumb terminal, no? E non c'era altro modo di collegarsi e quindi quel tipo di sicurezza era sufficiente, ma oggi ci sono molti altri modi di entrare, no? Molti altri tunnel che possono entrare al nostro server S400. E per esempio abbiamo FTP, abbiamo DDM, ODBC, JDBC, quindi abbiamo menu applicazioni, quindi sostanzialmente abbiamo molti altri punti di entrata, no? E praticamente sono quelli utilizzati oggi, perché ormai la maggioranza degli utenti non si collega più via dumb terminal, ma normalmente utilizza un PC e utilizza delle applicazioni che oggi non funzionano più in modalità nativa, caratteri verdi, 5250, ma probabilmente utilizzano qualche interfaccia alla S400, magari via ODBC o JDBC se sono Java, quindi per recuperare le informazioni che sono nel database, no? Quindi questo crea una certa differenza rispetto a come deve essere gestita la sicurezza, soprattutto perché poi ci sono funzionalità che inizialmente, come per esempio l'accesso a DBC a un server, a un database S400, una volta era abbastanza complessa, quindi bisognava avere qualcuno che realmente sapesse come accedere, qual è la sintassi, no? per accedere via ODBC, ma oggi non è più così difficile, no? Cioè, se installiamo per esempio Client Access, automaticamente in Excel avremo la possibilità di trasferire dati dal sistema, no? Quindi automaticamente andiamo nel menu Data, Transfer Data from My Series, se io ho un utente valido e una password valida, posso tirarmi su Excel, portarmi su Excel, scaricarmi su Excel tutti i dati, per esempio, di un database, no? E questo ovviamente può essere grave, perché magari possono essere dati confidenziali, pensiamo alla GDPR, per esempio, che sarà applicata a partire dal maggio dell'anno prossimo. Dati personali, per esempio, se li scarica qualcuno su Excel, stiamo violando praticamente tutte le regole possibili di compliance, no?
e peraltro può anche avere impatti a livello di performance, no? Immaginate che un utente che per sbaglio anche magari non sa bene cosa deve importare e si importa, non so, tutto il dettaglio di tutti i clienti, tutta la grafica clienti che abbiamo nel sistema, no? E magari ci crea problemi di performance. Ma ancora, ma diciamo, possiamo anche non solo importare dati, scusate, ok, non solo importare dati dalla S400, ma anche scrivere dati. E magari stiamo scrivendo dati e sovrascrivendo un file esistente, no? Quindi dire, possiamo avere conseguenze non solo di tipo di performance o di privacy dei dati, ma proprio anche corrompere i dati. Ovviamente questo dal punto di vista degli utenti è super positivo, no? Perché ovviamente avremo utenti che possono fare tutto nel sistema, possono accedere al sistema, accedere ai dati, magari per analytics, per fare dei report o magari per business intelligence, no? Quindi hanno assoluto accesso ai sistemi, ma ovviamente questo ci crea dei possibili problemi, no? Per esempio potremmo avere dei dati che realmente sono confidenziali, no? Come per esempio qua, a seconda di come sia settata la sicurezza, e normalmente quasi tutti gli utenti hanno accesso use, no? Asterisco use, e che ci permette di vedere i dati, quindi magari potremmo realmente accedere agli stipendi, no? Dei dipendenti dell'azienda, che ovviamente sono dei dati super confidenziali. Sono sicuro che Phil Harmonic non sarà contentissimo di vedere lo stipendio di Scott Free, no? O come dicevo prima, anche possiamo scrivere dati, è quello che dicevo prima, no? Quindi potremmo scrivere anche dati sul server senza neanche passare dall'applicazione, e magari io sto scrivendo dei dati, magari un utente che non ha nessuna volontà, nessuna malafede, no? Magari semplicemente non sa bene come utilizzare l'applicazione, magari la usa per certe operazioni, ma si sbaglia e carica magari dei dati sul sistema che non sono compatibili con la tabella su cui vengono caricati, e magari ci distrugge direttamente il nostro database, no? Peraltro tutte queste operazioni non hanno un log, cioè il sistema operativo di per sé stesso non logga tutte queste operazioni, no? Altra cosa che può succedere, per esempio via FTP, è possibilissimo, qualcuno che conosca un po' la sintassi FTP, magari in questo caso vedete fa un put di un file Word su magari il master file dei clienti, no? E magari siccome i layout non sono compatibili mi sta corrompendo tutti i dati e non ho più il master file clienti, no? Quindi anche qua ovviamente se nell'applicazione magari se io non posso caricare dall'applicazione un cliente che non rispetta certe regole, ma ovviamente se lo faccio via FTP non c'è un parsing che mi fa un controllo di coerenza dei dati che sto emettendo, no? E quindi magari mi si rompe completamente l'applicazione. Sono cose che succedono spesso. Ovviamente tutto questo, dicevo, è molto positivo dal punto di vista degli utenti, perché hanno molto accesso al sistema, ma è un incubo dal punto di vista degli auditor, no? Perché ovviamente un auditor, un sistema dove tutti sono liberi di fare qualunque cosa, non c'è login, non c'è controllo e viola praticamente tutte le regole sulla privacy, no? E ovviamente siamo in una situazione un po' di tempesta perfetta, no? Come dire un doppio pugno allo stomaco, no? Dove abbiamo una situazione dove gli utenti in generale, da quello che stiamo vedendo, hanno e molte autorizzazioni in eccesso, cioè noi, poi vi spiegherò un po' meglio dopo, però noi facciamo spesso, abbiamo un tool che permette di fare un'analisi della vulnerabilità dei sistemi e facciamo centinaia di scan di questo tipo, di questi studi su clienti reali ogni anno, no? E per esperienza vediamo che molto spesso gli utenti hanno privilegi eccessivi rispetto a quello che devono utilizzare, cioè, molto spesso utilizzando magari privilegi di default o privilegi che magari sono necessari su alcune applicazioni legacy, spesso gli utenti possono fare molte cose e allo stesso tempo IBM, normalmente l'IS400 di default ha tutti i servizi, molti servizi attivi
di default. E quindi abbiamo una situazione, diciamo, di doppio pugno nello stomaco per i responsabili, diciamo, di un sistema S400, perché abbiamo normalmente utenti con privilegi eccessivi, autorizzazioni eccessive e tutte le porte del sistema aperte, no? Quindi questa situazione è abbastanza grave. Giustamente prima mi riferivo allo studio, a queste analisi che facciamo ogni anno e che poi vi racconterò un po' meglio, ma diciamo che sostanzialmente tutte queste analisi che vengono fatte su sistemi reali poi passano a contribuire in modo volontario, ovviamente solo per i clienti che desiderano condividere le informazioni in modo anonimo e volontariamente, passano a formar parte di una statistica generale sui sistemi IBMI nel mondo, no? E questi sono dati del 2016, ma in realtà abbiamo anche uno studio già del 2017, dove vediamo che normalmente gli utenti, dove diciamo direttamente in qualche modo si spiega quello che dicevo prima, no? Cioè che gli utenti, spesso, gli utenti dei sistemi S400 spesso hanno più autorizzazioni del necessario. Normalmente IBM raccomanda non avere più di 10 profili con questo tipo di autorizzazioni nel sistema, che normalmente dovrebbero essere riservati ai sistemi, diciamo agli utenti amministratori o comunque devono fare operazioni appunto di amministrazione del sistema, quando invece nella realtà praticamente tutte le autorizzazioni eccedono questo limite, no? Per esempio vedete che di media i sistemi analizzati avevano intorno ai 140 utenti con all object e ancora peggio per esempio con spool control, dove abbiamo quasi 450 utenti con autorizzazione di spool control, e molto peggio job control, job CTL, che permette di eseguire qualunque tipo di comando sul sistema. Però se ci concentriamo su all object, e all object vuol dire che tutti questi utenti, quindi di media 140 utenti per sistema, hanno accesso a tutti i dati del sistema. E peraltro anche a livello di librerie, sapete che le librerie nei sistemi IBMI normalmente il sistema sicuro di gestire le librerie nell'IBMI e raccomandato sarebbe quello di public exclude, cioè vuol dire che se un utente non è specificatamente autorizzato ad accedere a quella libreria non può accedere, quindi di default una configurazione deny all, no? Quindi negata a tutti, no? Abbiamo visto proprio da queste statistiche che abbiamo fatto, da questi security scan che abbiamo eseguito, che solo il 6% dei clienti hanno realmente un star exclude come default nelle librerie. Quindi in realtà il 94% dei sistemi hanno delle librerie a cui gli altri utenti possono perlomeno accedere, use, o addirittura modificare il 61%. Ovviamente non c'è nessuna giustificazione per questo, perché in realtà la configurazione corretta dovrebbe essere l'esclusione di default. E in particolare, quindi, se io creo una libreria nuova nel sistema, nel 94% dei sistemi analizzati questa libreria sarà accessibile perlomeno in sola lettura a tutti gli utenti. Quindi insomma siamo in una situazione dove in generale gli oggetti, le librerie, gli oggetti dell'IBMI sono disponibili a tutti gli utenti. E peraltro vediamo anche il profilo degli utenti, no? Cioè un'altra analisi che abbiamo visto, qual è il profilo degli utenti di sistema, no? Quindi vediamo appunto che in questo caso non è dei profili utenti, ma stiamo parlando delle librerie in realtà, e quindi vedete che quello che dicevamo, no? Il 12% delle librerie nuove di default avranno asterisco change, quindi tutti gli utenti la potranno modificare, e l'84% dipenderà da un valore di sistema.
Però poi siamo andati, il nostro scan va anche a vedere qual è il valore di sistema e in realtà la maggioranza delle librerie alla cui autorizzazione dipende dal valore di sistema hanno realmente un asterisco change. Quindi in realtà vedete che il 85% dell'84%, quindi sostanzialmente un 71%, hanno asterisco change. Asterisco change vuol dire che si può fare tutto in quella libreria, cambiare, scrivere, cancellare, qualunque cosa. E questa è la situazione del sistema, degli utenti e delle librerie. Adesso, come accedono questi utenti al nostro sistema? Accedono attraverso vari protocolli, no? E uno di questi è FTP. E quanti di questi utenti, quanti di questi sistemi fanno partire di default l'FTP? Il 95%. Quindi, di nuovo, abbiamo una situazione dove praticamente tutti i sistemi hanno un FTP che parte in automatico, gli utenti hanno autorizzazione a fare quello che vogliono, perché realmente hanno più autorizzazione del necessario nella maggioranza, e le librerie non sono protette, quindi diciamo è appunto quello che dicevo prima, no? È la tempesta perfetta. Adesso molti pensano che in realtà sia sufficiente avere una sicurezza a livello di comando, no? Quindi togliere la possibilità del command line agli utenti, di modo che direttamente avendo proibito il command line agli utenti, a questo punto gli utenti non possono appunto eseguire comandi sul sistema e dovrebbe essere sicuro. Questo in realtà è solo parzialmente vero, perché in realtà ci sono molti programmi PC che non rispettano questa restrizione, quindi che bypassano direttamente questa restrizione. E poi peraltro se noi facciamo una sicurezza basata solo sul command line, magari potremmo avere alcuni programmatori che sì che hanno bisogno della command line e non possiamo impedirglielo, quindi dovremmo dargli autorizzazione totale a fare qualunque cosa nel sistema. Quindi quello che dicevo prima, sostanzialmente abbiamo servizi aperti con utenti con molte autorizzazioni e quindi un rischio molto molto alto. Cosa si può fare in questo caso? IBM ovviamente ha pensato a questo tipo di situazioni e ha predisposto il sistema di modo che possa utilizzare degli exit point. Gli exit point sono sostanzialmente delle configurazioni che si possono fare in tutte le porte d'entrata al sistema, in cui io posso far gestire questa porta d'entrata da un programma, cosiddetto exit program, che viene chiamato dall'S400 nel momento in cui c'è una transazione e diciamo, autorizza o meno che questa transazione si possa eseguire. E quindi diciamo, sostanzialmente c'è un sistema, no? Quindi dobbiamo andare a vedere quali sono tutti gli exit point e far sì che questi exit point siano controllati da un exit program. E l'IBMI ne ha 30 per quanto riguarda l'accesso degli utenti al server, quindi stiamo parlando più che altro di tutte le porte che permettono di entrare nell'S400, quindi i più famosi ovviamente sono Telnet, FTP, ODBC, JDBC e così via, no? Quindi quello che dicevo sostanzialmente prima, l'exit point è di per sé stesso non è una sicurezza, è un modo per rendere sicuro il sistema, ma di per sé stesso non lo rende sicuro, anzi potrebbe anche essere un rischio, no? Perché magari abbiamo un exit program nocivo che magari si è impossessato del nostro exit point, no? Quindi in realtà è importante avere gli exit point, avere degli exit program che gestiscano questi exit point. Però poi tutto questo dipende da come vengono configurati gli exit point. E le due cose importanti per quanto riguarda la configurazione degli exit point è uno, load it, perché realmente l'IBMI non sta auditando tutti gli accessi, magari sì che mi può dire che c'è stato un accesso, ma non mi dice cosa si è acceduto. Cioè io so per esempio se qualcuno ha acceduto al DB2, a un certo dato del DB2, ma non so come ha ceduto, quale statement, quale job JDBC ha ceduto, no? E poi il controllo, quindi poter avere un controllo di poter dire ok, da questa porta può passare solo questa persona a queste condizioni e in queste ore, no? Per esempio. E quindi il fatto che ci sia un exit point non è sufficiente
per correggere il problema. Dobbiamo avere un exit program che stia auditando e controllando efficacemente gli accessi. Ovviamente il fatto che l'exit program permetta di accedere via una certa porta, per esempio posso cercare di entrare via TCP/IP, accedo, però poi ovviamente il resto della sicurezza, l'exit program mi permette di accedere al sistema, poi però ci sono altre, non necessariamente io posso accedere al dato, perché poi magari il mio utente non mi permette di leggere quel dato, no? Quindi ci sono altri tipi di regole che devono essere soddisfatte perché io possa alla fine accedere a questo dato. Quindi ci siamo chiesti, ok, quindi se gli exit point sono, se la possibilità di installare exit program che proteggano gli exit point è un sistema valido, vediamo quante aziende oggi come oggi, sempre utilizzando i dati del nostro security scan, vediamo quante aziende oggi stanno proteggendo i loro exit point. E ci siamo chiesti innanzitutto quante aziende stanno proteggendo, quindi hanno perlomeno un exit program funzionante installato sul loro sistema, perlomeno uno, non tutti, uno. E abbiamo visto che in realtà solo il 34% delle aziende hanno perlomeno un exit program configurato e funzionante. Già la situazione è abbastanza drammatica se vediamo un exit program e se poi vediamo quali sono le aziende che ne hanno tutti coperti, ovviamente la situazione è molto peggiore, cioè solo l'8% delle aziende hanno coperto tutti gli exit program, che sono probabilmente le aziende che stanno utilizzando software e prodotti che permettono di configurare correttamente gli exit programs. E, ovviamente una delle cose fondamentali dell'exit program è che permette di proteggere gli accessi in sistemi che non sono configurati al meglio. Diciamo, la cosa molto positiva dell'exit program è che in un modo molto semplice si possono evitare accessi non desiderati e far sì che le persone che realmente debbano avere la possibilità di accedere ai dati possano accedere e loggare tutti i dati, quindi auditare tutti gli accessi e allertare in caso di accessi che sono in qualche modo dubbi, no? Quindi questo è importante, no? E però molto spesso abbiamo utenti che ci dicono, vabbè no, però io ho già la sicurezza a livello d'oggetto, no? Allora, questo è ovviamente è una buona obiezione, no? E anche se in realtà la maggioranza degli esperti dicono che la vera sicurezza è multilivello, cioè noi non possiamo dire ok, io ho la sicurezza perché ho un firewall che protegge la rete, ok, però cosa succede alle persone che poi possono entrare dal firewall, no? O non posso avere solo un exit point e quindi poi sono a posto, no, devo avere anche ulteriore livello di sicurezza, no? Quindi la sicurezza è a più livelli, quindi non è sufficiente avere una buona sicurezza a livello d'oggetto, anche se, andiamo al secondo punto, in realtà, e l'abbiamo visto prima nell'analisi che abbiamo fatto, no? Nella statistica che vi ho fatto vedere, in realtà la stragrande maggioranza dei sistemi non hanno ben implementato la sicurezza a livello d'oggetto. E spessissimo quando facciamo queste analisi di sicurezza, e i nostri partner, le soluzioni di PWSS ne hanno fatte quasi un centinaio quest'anno, e la stragrande maggioranza dei sistemi non hanno ben implementato la sicurezza a livello d'oggetto. E poi peraltro abbiamo altri problemi, no? Il fatto che comunque ci sono vari modi di accesso, quindi IBMI non può differenziare quali sono i vari modi di accesso e peraltro anche gli accessi non sono auditati, quindi io magari posso accedere a un dato e magari posso legittimamente accedere a un dato, però magari poi non so come sto accedendo a questo dato, non so come questo utente sta accedendo, con che tipo di protocollo, con che statement SQL e così via. No? Quindi comunque non è sufficiente la sicurezza a livello d'oggetto. E qual è il modo migliore per sapere qual è la vostra situazione e per essere sicuri, di avere un livello di sicurezza accettabile sui vostri sistemi? È uno strumento di Health Systems che si chiama Security Scan, che è uno strumento che permette in pochissimo tempo, meno di un minuto,
e di scansionare il vostro sistema, si installa da un PC e si esegue sull'AS400, scansiona il sistema, genera dei dati, recupera questi dati sul PC e genera un report che poi è assolutamente vostro e che voi potete tenere e conservare. Questo non ha assolutamente nessun costo e nessuna, adesso non mi viene in italiano come si dice, no obligation, però vabbè, mi capite, e peraltro i nostri partner vi possono aiutare ad analizzarlo. Quindi, come vi dicevo, ne hanno già fatti decine quest'anno, quasi un centinaio, e vi possono aiutare ad analizzare il vostro sistema per sapere se realmente il vostro sistema è sicuro o no. Allora, una volta che io so se ho degli exit point che non sono protetti da un exit program, cosa posso fare? Allora, abbiamo sostanzialmente due opzioni. Uno è scriverci noi il programma, e IBM dà tutte le informazioni necessarie. Per esempio, in questo link avete un documento che spiega bene come configurarlo con degli esempi. Ma non è una cosa semplicissima. Non è semplicissima perché, ovviamente, se io configuro che da questo exit point si può entrare sì o no, è semplice da fare. Ma se voglio cominciare ad avere una certa granularità nel dire si può entrare, certi utenti possono entrare, certi altri non possono entrare, se voglio bloccare per esempio tutte le porte, non solo una o due, ma realmente tutte in un modo sistematico, e poi soprattutto se le voglio auditare, già il fatto di farlo a mano è già più complicato. E peraltro, se poi siete soggetti a qualche legge sulla compliance, come può essere PCI, SOX o normative, diciamo, di settore, no? Tipo nel settore bancario e così via, ovviamente gli auditor normalmente no, a non, agli auditor non piace tantissimo il fatto che i programmatori scrivono dei programmi per controllare se stessi, no? Perché poi normalmente molte delle persone che accedono ai dati sono realmente programmatori o amministratori di sistema, no? Quindi l'altra opzione ovviamente è ad acquistare una soluzione commerciale sul mercato, e noi in PowerTech ne abbiamo una che si chiama Network Security, che è la soluzione di exit point, diciamo, più diffusa al mondo. E quindi ovviamente questa vi può aiutare tantissimo a gestire gli exit point. Network Security è un prodotto già da tanti anni sul mercato, e ultimamente abbiamo anche un'interfaccia, inizialmente era solo l'interfaccia 5250, adesso già da qualche anno abbiamo interfaccia web e anche da cellulari e dispositivi mobile, e da Diciamo la cosa principale, le due cose importanti che contraddistinguono Network Security è: uno, la capacità di controllo, quindi di poter essere molto di avere una grande granularità sul tipo di accessi che possiamo dare. Cioè possiamo dire Yenko, per esempio, può entrare nel sistema non so, tutti da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 8 di sera, e possiamo essere molto molto granulari nel dare i permessi. E anche tutta la parte di auditing, quindi tutto quello che viene, tutti gli accessi che vengono concessi o negati vengono auditati, e poi possono essere mandati per esempio a una coda di messaggi o a un sistema di monitoring o a un syslog per integrarsi con prodotti SIEM, di modo che possiamo avere delle alert in tempo reale, no? E diciamo di tutti i prodotti che abbiamo di sicurezza, Network Security è quello che con meno tempo vi permette di avere un ritorno dell'investimento, un ROI più veloce, no? Perché è quello che, diciamo, risolve il rischio più importante, che è quello degli accessi indesiderati. Quindi, come dicevo, siamo in una situazione un po' di tempesta perfetta, no? Anche dal punto di vista dell'AS400, perché abbiamo visto che il sistema, se non, diciamo, il sistema può essere sicuro, ma se non ci occupiamo attivamente della sua sicurezza, di default non è un sistema sicuro. E peraltro siamo in una situazione dove abbiamo, in generale, i responsabili IBMI non sono espertissimi di sicurezza, perché magari sono più esperti sulla gestione del sistema, ma non necessariamente sulla sicurezza. Ancora più grave, normalmente gli auditor non conoscono molto l'IBMI, quindi spesso non danno, diciamo, raccomandazioni importanti sull'IBMI, semplicemente perché non lo conoscono. Abbiamo un sistema
che se non rendiamo sicuro è molto vulnerabile, e utenti che in generale sono molto potenti, no? Che hanno troppe autorizzazioni molto più elevate di quello che dovrebbero avere. E peraltro un sistema che di default è accessibile via PC, per esempio via FTP, senza dover fare nient'altro, no? Quindi qua siamo in una situazione un po' pericolosa, no? E una cosa importante dal punto di vista della sicurezza, che io sempre dico in quasi in tutti i miei interventi, è il fatto che molto spesso abbiamo, diciamo, aziende che ci dicono: no, però in realtà non si può essere 100% sicuri, no? Non esiste la sicurezza completa, no? Perché non ci sarà sempre un modo per entrare nel sistema, no? Quindi se un hacker vuole entrare, può entrare. E questo in parte può essere vero, cioè sicuramente è vero che non esiste la sicurezza completa al 100%, questo è sicuramente vero, però in realtà la cosa importante è essere più sicuri degli altri, no? Cioè, perché comunque ovviamente se noi siamo più sicuri degli altri, siamo un obiettivo più difficile degli altri, magari un possibile hacker, invece di magari dedicare una quantità grandissima di tempo per cercare di violare i nostri sistemi, si dedicherà a un altro sistema che sia più semplice, no? Da violare. E sulla sicurezza, a parte queste serie di webinar che stiamo facendo, abbiamo, come vi accennavo prima, su Help Systems, molti, molti, molte risorse sul nostro website in generale. E per esempio uno studio che ho menzionato, lo studio sulla sicurezza del 2017 che ho menzionato poco fa, è scaricabile dal nostro website, quindi potrebbe essere molto molto interessante, di modo che possiate vedere questi dati che vi ho fatto vedere e li possiate vedere più in dettaglio. Se poi volete approfondire ancora di più, c'è un, diciamo, sui negozi online potete andare a cercare questo libro, IBMI Security, che è scritto proprio da Carol Woodbury, che è una delle persone che vi dicevo che si occupa della nostra offerta di sicurezza in Health Systems e che è stata una degli architetti della sicurezza su AS400, Chief Architect in realtà. E peraltro noi saremo proprio questa settimana, giovedì, quindi dopodomani sostanzialmente, saremo a FAQ 400 e faremo due presentazioni, diciamo, un intervento nell'auditorium che farò io, dove spiegherò un po' più nel dettaglio come funziona l'analisi gratuita del sistema, e soprattutto in ottica GDPR, quindi in che modo questa analisi può aiutare anche a essere conformi a GDPR. E poi nel pomeriggio i nostri consulenti di WSS Soluzioni IDP, esperti di sicurezza IBMI, vi spiegheranno proprio nel dettaglio come si esegue un security scan e vi faranno proprio una prova pratica di modo che possiate vedere realmente come si esegue e poi in diretta, diciamo, analizzarlo insieme. Quindi se partecipate dopodomani a questo evento di FAQ 400 a Milano, non perdetevi le nostre presentazioni. Ovviamente poi se passate anche al nostro stand vi possiamo dare ulteriori informazioni. Ulteriori informazioni soprattutto perché l'offerta di prodotti sulla sicurezza di Health Systems è molto molto vasta. Oggi ci siamo concentrati sulla parte di Intrusion Prevention and Detection, ma abbiamo molti altri prodotti che vi possono aiutare, cioè quindi tutta la parte di reportistica per la compliance a normative, la parte di crittografia dei dati su AS400, protezione da virus su AS400 e AIX, accesso multifattoriale, malware transfer e così via. Quindi abbiamo realmente molte molte soluzioni per i sistemi IBMI. E come vi dicevo, su Help Systems ci sono una marea di informazioni sulla sicurezza. Potete andare su helpsystems.com e abbiamo anche la versione della web in italiano, però in realtà sfortunatamente ancora la maggioranza dei documenti, o quasi tutti i documenti, sono in inglese, e quindi vi consiglio più di andare sulla web inglese e andare nella parte di resources e vedrete che ci sono una marea di articoli tecnici proprio sulla sicurezza, cioè non solo sui nostri prodotti, cioè ovviamente ci sono anche informazioni sui nostri prodotti, ma molti articoli realmente in generale
totale sulla sicurezza. E nel frattempo, adesso vi farò vedere qualche esempio di articoli, di risorse che abbiamo in generale formativa sulla sicurezza. E nel frattempo, se volete scrivere qualche domanda, potete farlo nella finestra di chat, e poi pauseremo, aspetteremo un paio di minuti giusto per leggerle, per avere tempo di leggere le domande, e poi vi risponderò direttamente in questo webinar. Se poi invece avete qualche domanda successivamente, non esitate a scrivermi al mio email che avete in una delle prime slide. Comunque poi vi manderemo questa presentazione, quindi ce l'avrete anche via email, e quindi poi se volete avrete il mio email per scrivermi direttamente. E nel frattempo, mentre scrivete la vostra domanda, due cose su Helm Systems. Helm Systems, diciamo, è l'azienda leader nel mondo S400, nei prodotti su S400 a livello mondiale. Non facciamo solo prodotti per S400, ma siamo leader nel mondo S400. In Italia non siamo ancora conosciutissimi, ma negli Stati Uniti, come vi dicevo, siamo assolutamente l'azienda leader. È un'azienda con oltre 500 impiegati, più di 20 uffici in tutto il mondo, e oltre 10.000 clienti stanno utilizzando i nostri prodotti. E a parte la sicurezza, abbiamo prodotti di Managed File Transfer, e anche questo sicuro, questo è molto interessante per GDPR, perché GDPR è una delle caratteristiche che tutti i dati devono essere trasferiti in modo sicuro, e il prodotto Go Anywhere è giustamente un prodotto che permette di gestire, di trasferire i file in modo molto sicuro. Robotic Process Automation, quindi per automatizzare qualunque tipo di necessità, questi prodotti sono completamente multipiattaforma, e poi in generale automazione dei processi, quindi scheduling e monitoring. E però quello che volevo farvi vedere è proprio un esempio, no, della Web Dev Systems. Vedete la quantità di informazioni in generale sulla sicurezza, e come per esempio creare una difesa realmente ben definita, una politica di sicurezza ben definita, come proteggere i dati e così via. E soprattutto adesso ci stiamo dedicando molto a generare materiale su GDPR. Se andate nella nostra web vedrete che ci sono molto materiale disponibile su GDPR. Tra l'altro il 23 di novembre ci sarà un webinar, questo in inglese, dato da un mio collega di Health Systems UK, e quindi se volete partecipare e sapere più sulla GDPR, c'è anche questo webinar e ulteriori informazioni. Vedete per esempio già un webinar già registrato e varia documentazione su come gestire GDPR. Ok, passo a vedere le domande. Ok, abbiamo una persona che ci chiede come vengono generati i dati sullo studio sulla sicurezza in realtà, e se avremo anche uno studio nel 2018. Sì, i dati, quello che dicevo, vengono generati da questo strumento che si chiama Security Scan, che quello che fa è fare un'analisi del sistema. Poi c'è un'opzione, diciamo, nell'applicazione stessa, in cui una volta generati i dati chiede all'azienda che ha eseguito Security Scan se si vogliono mandare questi dati a Health Systems in modo anonimo. Tutte le aziende che in modo appunto volontario inviano questi dati, poi questi dati partecipano a questo studio. Quindi diciamo, sono dati reali, cioè non provengono da una statistica, da un questionario, quindi da quello che gli amministratori di sistema pensano, ma sono proprio dati reali, e lo facciamo ogni anno mi sembra dal 2004, e ovviamente lo faremo anche nel 2018, nuovamente è disponibile intorno a marzo.
Beh, un'altra domanda, se mandiamo la presentazione, sì, cioè, come follow-up di questo webinar a tutti i partecipanti manderemo una copia della presentazione e anche un link per scaricare la registrazione, di modo che possiate magari, se vi siete persi un pezzo o se volete mandarlo a un vostro collega, è disponibile. E direi basta, non ho altre domande. E comunque, se vi vengono altre domande, mi potete mandare un'email, come dicevo prima, o se no ci venite a trovare dopodomani a Milano. E io direi che è tutto, possiamo chiudere la sessione. Sì, Jenko, effettivamente non abbiamo ricevuto altre domande e infatti, come ricordavi, appunto, ci farebbe piacere incontrarvi. Alcuni di noi ci hanno seguito un po' in tutto questo percorso che abbiamo aperto, diciamo, a giugno con webinar periodici legati al tema della sicurezza su piattaforma IBMI. Sarebbe quindi bello, appunto, poterci poi anche incontrare, diciamo, dal vivo. Inoltre, come dicevi anche tu, Jenko, ricordiamo che sarà possibile vedere appunto un test proprio live del security scan e inoltre sarà possibile anche ricevere proprio una copia cartacea dello studio 2017. Vi ricordo inoltre che se vi siete persi alcuni degli appuntamenti appunto dei webinar che abbiamo realizzato in questi mesi, è comunque sempre possibile richiedere la registrazione o i materiali. Fate sempre riferimento appunto a Giulia Giusto per USS, a me appunto per quanto riguarda soluzioni di PIO, direttamente anche con Jenko, e faremo in modo di farvi ricevere appunto i materiali dei precedenti incontri. Ringraziamo ancora a tutti, lasciamo eventualmente ancora un attimo la chat aperta per eventuali domande dell'ultimo minuto, altrimenti al prossimo appuntamento. Ok, sì, direi che non vedo altre domande, quindi direi che possiamo chiudere qua. Grazie a tutti e ci vediamo o a Milano di persona o se no prossimo webinar che è il mese prossimo, adesso non ricordo più la data, però comunque poi ve la manderemo via email. Ciao a tutti, grazie.